Amici del Kun, ben ritrovati ancora da Coppa Pentagono, sempre da Sant'Ambrogio Palace, sempre Davide Miani, qui che vi parla, in campo pronti a darsi battaglia a Bielorussia contro Hertha Vernello. Entrambe le squadre sicuramente vorranno dimostrare di meritare più di quanto hanno già dimostrato fino ad ora. Subito Hertha che si fa in avanti, la prima occasione è per i neroverdi, che si spegne sul fondo. Prova subito a distendersi adesso, Hertha Vernello, ancora Lunardi sulla fascia, la mette dentro per Bomber Rotunno. Anticipato però nettamente, allora c'è il contropiede per Bielorussia che va subito con Giudice, si fa tutta la fascia, cerca il fondo, lo ottiene, palla messa dentro, allontanata per un attimo, ancora Bielorussia con Savazzi che cerca addirittura la porta. Illusione del gol per i Sobers. Battuta la rimessa, palla allontanata per un attimo da Marchioni. Ancora in avanti Bielorussia, il cross non ci arriva nessuno e incredibilmente arriva l'autogol di Hertha Vernello. Davvero sfortunati questa volta i neroverdi. Hertha Vernello quindi in svantaggio per 1-0. Bravissimo Lunardi che porta via il pallone, serve subito Rotunno. Si gira Rotunno, può calciare dalla distanza. Bella l'idea di Rotunno, meno la realizzazione, palla alta sopra la traversa e sul fondo. Azione manovrata da parte di Hertha Vernello, che cercano con Rodolico di colpire dalla distanza. Stesso esito, palla alta sopra la traversa. La palla è ancora buona per i ragazzi del Bielorussia. Prova a fare tutto da solo Donati. Ancora lui deve calciare, non lo fa. Il pallone rimane lì, poi riesce invece a calciare in qualche modo Xontos. Il pallone, questa volta invece sì, che è entrato in porta. 2-0 da parte di Bielorussia. Occhio al calcio di punizione in favore dell'Hertha Vernello, parte Rotunno direttamente verso la porta, sorpreso un po' tutti, la traiettoria della punizione battuta da Bomber Rotunno. Aletti comunque attento, riesce ad arrivare in calcio d'angolo. Poi sempre Marra di prima al volo, cerca di metterla dentro, il pallone è buono soltanto per Donati che è costretto ad arretrare il raggio d'azione, calcia direttamente in porta, in qualche modo Hideman, poi ancora Marra, palla allontanata. Che bella parata di Hideman, anche se forse l'ha vista sbucare all'ultimo. Duplice fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo regolamentare, primo tempo che sta premiando per il momento Bielorussia. Hertha Vernello però sicuramente vorrà ribaltare il risultato nella ripresa, aspettiamoci grande spettacolo. Si ricomincia dunque il secondo tempo di Bielorussia e Hertha Vernello con i gialloneri che stanno per il momento conducendo per 2-0, complice anche una difesa non irreprensibile da parte dell'Hertha Vernello. Di testa riesce ad allontanare la difesa dell'Hertha Vernello, allora Rodolico che prova a prendersi i suoi sulle spalle, ancora Rodolico vince un altro rimpallo, Rodolico deve calciare, lo fa adesso! Il gol di Rodolico che accorcia le distanze, 2-1 in favore di Bielorussia, ma Hertha Vernello nella ripresa vuole dimostrare di valere di più e cercherà sicuramente di ribaltare il risultato. L'allontanata, attenzione al contropiede, è schierata però la retroguardia dell'Hertha Vernello, attenzione alla bellissima giocata di Donati, Hideman questa volta non è resistibile, allora Donati trova il 3-1 che potrebbe ammazzare il match. Facciamo sì, è gol. Attenzione perché il pallone è entrato in porta, c'è anche la conferma da parte dei ragazzi della Bielorussia, è entrato e quindi è 3-2 per l'Hertha Vernello. Incredibilmente, qui anche un gesto di fair play che fa sempre benissimo al calcio, benissimo al campionato universitario, Coppa Pentagono, protagonista ovviamente oggi in positivo al Sant'Ambrogio Palace, premio fair play alla Bielorussia. Ancora il break da parte della Bielorussia, non c'è nessuno però dalle manforti a Donati che è costretto dunque a fermarsi, aspettare, far salire la squadra. Adesso c'è la conclusione di Giudice dalla distanza, palla ampiamente larga sul fondo. Si fa vedere centralmente adesso Xontos, il pallone è buono al limite dell'area, ancora attenzione, deve calciare in porta, Hideman non controlla ancora, di nuovo Donati che trova il gol, 4-2, sono ancora due le reti di vantaggio dei gialloneri che vedono la luce in fondo al tunnel e vedono dunque sempre più vicino il passaggio del turno. Rodolico può calciare dalla distanza, il numero di Rodolico per andare via un avversario, poi cerca anche il fallo tattico ma non riesce a far andare giù Donati, e ancora Donati che con la punta riesce a superare Hideman, il palo però sulla sua strada, palla poi fuori in rimessa laterale. Bravissimo Di Giorgio che serve Rotunno, attenzione a Rotunno che si gira, c'è Lunardi largo a destra, calcia Rotunno, colpisce male questa volta Bomber Rotunno che ottiene comunque un corner.
Donati addomestica il pallone, supera la metà campo, ancora Donati, si fa vedere accanto a lui Marra. Donati vuole fare tutto da solo, ancora Donati, rientra sul mancino, cerca l'imbucata per il colpo di tacco di Pileri. Attento questa volta, idem, ma non c'è più tempo. Game over al Sant'Ambrogio Palace. Vince Birussia contro comunque un ottimo Erta Vernello, che ha dato davvero del filo da torcere ai gialloneri. Bellissima prestazione, bellissimo anche il fair play mostrato da entrambe le squadre. Complimenti da Davide Miani, è tutto per il momento. Grazie e alla prossima.